Dopo anni di attesa si interviene nel quartiere di Monserrato per sistemare il manto stradale delle vie che conducono alla chiesa di San Lorenzo. Con un intervento di manutenzione straordinaria nella via Vicolo Punta Bianca e il ripristino dello stato di usura della via Lorenzo Combatti, anche se in ritardo, afferma l'assessore Gerlando Principato, stiamo rispondendo a quanto richiestoci dagli abitanti del quartiere. Oltre al quartiere Monserrato saranno effettuati dei lavori anche nella frazione di Giardina Gallotti che interesseranno il ripristino della strada di collegamento viabile delle contrade Luna e Fauma, da anni interrotta, l'importo dei lavori di 160.000 euro derivanti da un finanziamento destinato ai comuni dal Ministero degli Interni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali. Questi interventi di messa in sicurezza del manto stradale, afferma l'assessore Principato, si aggiungono a quelli in corso di esecuzione in questi giorni, con un altro finanziamento nelle vie Cuoco, Tortorelle, Bandiera, via Rapisardi, Solferino e altri lavori già eseguiti nell'anno 2023 nelle vie Paternò, Alcantara, Rosario di Salvo e Viale dei Giardini.